Satispay ti accelera la vita, ma lo sai che puoi dividere i soldi della benzina, dell'autostrada, del treno, in ogni viaggio che fai con gli amici? E lo so, è da agosto che aspetto. Fai te, ti sei bloccato il dito? Che fretta! Scarica Satispay, iscriviti con il codice Non hanno un amico e ottieni 5 euro di bonus. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico. Un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Ogni anno in Italia ci sono delle ricorrenze. C'è il Carnevale, anzi no, prima c'è Sanremo, poi il Carnevale, poi la Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio e via così. Da qualche anno ce n'è una nuova, Halloween, importata dagli Stati Uniti. Apro parentesi. Ogni volta che arriva Halloween io ho un solo ricordo. Di quando qualche anno fa, non ad Halloween, in un altro momento, ero al bar di un locale. Mi si avvicinò una ragazza, molto giovane, e mi disse «Ciao, abiti ancora giù al molo?» E io, anche facendo un po' il ganassa, le dissi «No, non ci sto più, ma come fai a sapere che stavo lì?» E lei mi disse «Perché un giorno da bambina, ad Halloween, con i miei amichetti, ti ho suonato alla porta, tu hai aperto, noi abbiamo detto dolcetto o scherzetto, e tu hai sorriso». E hai chiuso la porta. Ci siamo rimasti malissimo. Dolcetto scherzetto. Ora, io giuro, non ho nessun ricordo che questa cosa sia realmente avvenuta, ma conoscendo la mia misantropia e la bestia che ero in quel periodo, forse sì, cioè non me lo ricordo. Mi scuso ancora, sono stato un cretino. Anche perché non ho pensato che quella bambina a cui io ho chiuso la porta sul muso sarebbe diventata dopo una decina d'anni, ecco, una bellissima ragazza. Vedi alle volte la stupidità, come viene ripagata amaramente, ed è giusto così. Vabbè, chiusa parentesi. Dicevo, arriva Halloween e a parte dei vecchi malmostosi che odiano Halloween, che comunque festeggiamo da almeno 20 anni se non di più, quindi potrebbero farsene una ragione. Halloween è un monumento alla imbecillità. Ma di solito verso fine ottobre c'è un'altra ricorrenza. Una tradizione, direi, che si ripete ogni anno. Il furto del Natale. Ogni anno, regolare come i decessi dei dirigenti delle industrie petrolifere russe, arriva in questa stagione una scuola che annuncia che, tipo, non farà il presepe e un Salvini che dice, ecco, ci stanno rubando il Natale. Ogni anno, Rimettiamo il presepe al suo posto. E la cosa meravigliosa è che poi Natale è sempre lì, nessuno lo tocca. Questa volta è toccata all'Università Europea di Fiesole, che è un'università un po' diversa, dove pare si usi per lo più la lingua inglese, insomma un po' più europea. Appunto, si chiama europea. E il suo direttore ha proposto che le feste natalizie vengano chiamate feste invernali per una maggiore integrazione. Ha scoperto un fatto increscioso, cioè non solo si leva i crocifissi dalle classi, ma si vuole cancellare il Natale. Ora, da una parte sta roba che succede, ripeto, ogni anno mi pare ridicola, in quanto non capisco come chiamare Natale il Natale possa offendere qualcuno, anche perché se noi volessimo rispettare tutte le religioni, non dobbiamo mica aspettare Natale. Intanto dovremmo smetterla di mangiare il prosciutto tutto l'anno, che ne offende almeno un paio di religioni, ma quello continuiamo giustamente a mangiarlo. Cioè, stiamo attenti a non offendere, ma solo nelle cazzate, insomma. Ora, io non sono religioso e non dico cosa penso delle religioni perché credo sia irrilevante, ma non credo che un musulmano si offenda se tu una tua festa la chiami come vuoi tu. E se si offende, esiste anche sempre sti cazzi. D'altra parte, però, mi fa ancora più ridere la frigna dei difensori del Natale. Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista con molto tempo libero, credo abbia un prestampato che ogni anno tira fuori in sto periodo con su scritto «Cancellare il Santo Natale significa cancellare la nostra identità». Lo ripete tutti i mesi di ottobre, che poi anche lì. Io di pattuglie di cancellatori di Natale e di distruttori di presepi non ne ho mai viste. Ma chi è che vuole cancellare il Natale? Ve lo dico io, nessuno. Come nessuno attacca le nostre tradizioni, nessuno vuole colpire la famiglia tradizionale e nessuno vuole attaccare il presidente del Consiglio. Viva il Natale e viva le tradizioni cristiane. Un'Europa che vuole vietare la parola Natale e i nomi cristiani di Giuseppe e Maria non è e non sarà mai la nostra Europa. Il problema è sempre lo stesso. Una destra senza nemici non è contenta, mentre la sinistra i nemici se li fa crescere in casa, se li coccola, se li tiene stretti. La destra è tutta unita nel sostenere il capo, il mega presidente, e i nemici se li deve inventare all'esterno. E così prepariamoci a un mese di vogliono rubarci il Natale. Nei giorni scorsi l'Unione Europea ha provato maldestramente a cancellare i riti del Natale cristiano. Poi Natale arriva, quella notte qualcuno di quei difensori andrà pure a messa, ma non ci metterei la mano sul fuoco per la maggioranza di loro, e si ricomincerà da capo. E
l'anno prossimo saremo di nuovo qui, col Natale rubato, e io che mi mangerò le mani per quella porta chiusa in faccia, che se tornassi indietro... Cioè, insomma, dolcetti non ne avevo. Scherzetto, che vuol dire? Ma no, ho fatto bene a chiudere. Mocciosi rompipalle. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.